Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con la nostra consueta informazione sportiva, come sempre sono questi giorni molto caldi, in particolar modo nel mondo del calcio. Tanti argomenti con il calcio internazionale, la Champions League, l'Europa League, le numerose squadre italiane impegnate, già gli impegni del campionato che arrivano a bussare alla porta del weekend con le ultime dei campi e le, le dichiarazioni dei protagonisti, come sempre attraverso l'ausilio dei principali portali di informazione sportiva. E allora ci spostiamo subito sul Corriere dello Sport.it, che appunto apre con tutte le principali argomenti. Di giornata, in particolar modo in questi minuti. Prende spazio la prima pagina con Cagliacon che sfida l'Italia perché l'esterno d'attacco spagnolo appunto è stato convocato dalla nazionale iberica e eh, giocherà appunto contro eh, l'Italia. Prossimamente. Naturalmente Cagliacon eh, è uno dei protagonisti di un grande Napoli in versione europea. Con una grande performance contro il Benfica, eh, ma c'è anche l'Europa League con: Alcuni verdetti dolci, altri eh, decisamente meno, certamente tra eh, quelli più eh, divertenti sono legati a Francesco Totti. Una settimana molto importante per lui dopo aver festeggiato i 40 anni in un grande scenario con gli auguri da parte di tutto il mondo Francesco Totti si è regalato a sua volta una grande prestazione contro la modesta squadra dell'Astra Giurgiu, una formazione eh, rumena in Europa League e Francesco Totti è stato protagonista di una grande gara eh, è entrato anche nella top 11 della UEFA di questa settimana, naturalmente poi alle porte c'è già il big match contro l'Inter che tra l'altro proprio nelle stesse ore in cui la Roma dava spettacolo all'Olimpico invece è caduta per l'ennesima volta in Europa League una pessima prestazione con i tifosi che sono davvero molto nervosi e De Boer che ha criticato l'atteggiamento sbagliato del suo eh, gruppo. Naturalmente vedremo tutto questo in modo eh, particolareggiato, si parla anche eh, ormai però già di eh, Serie A perché sono ormai vicinissime le prime gare, la settima giornata si apre appunto con eh, il Pescara che ospita il Chievo alle 18 e poi subito una partita importante per la Lazio a Udine contro l'Udinese 20 e 45 di sabato, possiamo vedere tutte le partite in questo box laterale del Corriere dello Sport, una giornata che poi proporrà la Juventus nel match lunchtime, match dell'ora di pranzo a Empoli appunto contro la formazione di casa. Poi ore 15, Atalanta-Napoli, Bologna-Genoa, Cagliari-Crotone, ancora Sampdoria-Palermo e poi si riprende alle ore 18 con Altre gare davvero interessanti, in particolar modo due, Milan-Sassuolo e Torino-Fiorentina, chiude eh, la grande carrellata. Abbiamo detto: 20 e 45, Roma-Inter allo Stadio Olimpico. Di questi eh, e di altri argomenti si occupa anche la Gazzetta dello Sport, che naturalmente apre con le ultime dai campi, con i vari provini per i giocatori. Eh, da capire se utilizzabili o meno, in particolar modo nell'Inter dubbio Joao Mario fino all'ultimo, nella Juve invece non dovrebbe esserci problema per la coppia di Bala e Guain, ma lo vedremo naturalmente subito eh, dopo, prende anche tanto spazio sulla gazzetta anche eh, i risultati eh, bivalenti della Europa League con la pazza Inter che eh, non va davvero eh, decisamente bene in questa competizione, mentre invece prova a eh, rilanciarsi in questa stagione agrodolce la Roma con questo 4-0 contro l'Astra Giurgiu, calcio anche internazionale con il Bayern di Monaco eh, e eh, l'Atletico di Simeone che si sono affrontati, Simeone ha dato ancora un altro... Dispetto a Carlo Ancelotti, ma anche eh, alcune vicissitudini che arrivano da oltre Manica, perché appunto eh, si stanno verificando una serie di eh, complicati scandali, come vedremo subito dopo, che hanno anche portato alla dimissione del commissario tecnico inglese Allardyce nelle scorse eh, giornate. Una eh, giornata quella di Serie A che viene trattata in modo molto ampio, naturalmente anche eh, da eh, tutto sport. Noi però partiamo subito ad analizzare prima di entrarci eh, nel dettaglio di quelle che possono anche essere le prossime formazioni da scendere in campo, proprio questa ampia pagina dedicata alla Europa League con questa Roma che va di 4-0 poker contro l'Astra Giurgi, una foto anche del gruppo che festeggia sul Corriere dello Sport, una Roma che in qualche modo ha trovato un attimo di tregua dopo le due sconfitte in trasferta consecutive contro Fiorentina e eh, Torino, intervallate dalla vittoria eh, contro il Crotone, ma una Roma che non stava andando decisamente eh, bene in questo avvio. I giallorossi però battono in modo molto facile, i romeni che tra l'altro vivono una situazione di eh, deficit finanziario che non può non incidere nel rendimento in campo. Assegno Strotman, Fazio, poi autogol di Fabrizio e infine Salà. In tutto questo, tre assiste giocate deliziose del capitano della Roma, in campo per 90 minuti, dopo la festa per i suoi 40 anni arrivata. Nella giornata di martedì, tra l'altro Francesco Totti che nelle ultime tre partite ha giocato in a meno due casi. Interamente 90 minuti, e nell'ultimo 45, quindi davvero un minutaggio molto alto per un quarantenne. A dimostrazione, come vedremo subito dopo, che la condizione fisica eh, va di pari passo in modo ottimale con quella, eh, sia fisica appunto, che mentale. La miglior cura, scrive Valerio Minutiello sul Corriere dello Sport dopo la sconfitta, è sempre la vittoria e la miglior medicina. In questo caso è ancora nei piedi di Francesco Totti, tre assist dediti. E giocate geniali che valgono il 4-0 contro l'Astra Giurgiu in Europa League, firmato da Strotman, Fazio e Salà, più l'autorete appunto di Fabrizio a 40 anni, appena compiuti e festeggiati in grande stile, 90 minuti in campo e una serata da protagonista per il capitano della Roma a cui è mancato soltanto il gol scelto. L'Astra Giurgiu che viene considerata come il Leicester di Romania è un avversario davvero modesto in questo momento dopo la favola dello scorso anno molto simile a quella della squadra di Ranieri in Premier la società rumena è nel caos ha perso pezzi pregiati nel mercato il presidente Johan Nicolai è stato arrestato e condannato a due anni e mezzo per finanziamento illecito e i giocatori non prendono lo stipendio da mesi è vero che questa squadra è stata capace di eliminare i western i preliminari di Europa League vincendo anche a Londra, ma poi non è riuscita più a incantare la Roma. Sapeva di non poter fallire dopo la brutta eh, sconfitta in campionato contro Torino e non lo ha fatto. Domenica contro l'Inter sarà tutta un'altra partita, ma per Spalletti questa vittoria è molto importante proprio per affrontare i nerazzurri con più serenità in quello che è già un bivio decisivo in campionato intanto in Europa League dopo il deludente pareggio con il Vittorio Pilsen al debutto questi tre punti sono molto importanti perché lanciano i giallorossi in testa al girone e a quattro punti con l'Austria Vienna, è un vero e proprio totti show dopo la festa dei 40 anni Spalletti si affida ancora a lui come titolare nel 4-2-3-1 con Perotti e Turbe ai lati e sarà come punta centrale in difesa eh, c'è ancora Allison Tre pali, Fazio e Manolas centrali con Juan Jesus a sinistra e Bruno Perez che torna a destra. Il suo ruolo naturale a centrocampo vista la squalifica di De Rossi c'è Paredes con Strotman. la Giurgiu risponde con un blindatissimo 4-5-1 super eh, difensivo Totti subito prende la scena e è davvero scintillante con le sue giocate e i suoi assist, uno spettacolo puro in una partita non proprio esaltante e giocata a ritmi bassi. La Roma dà subito la sensazione di poter dominare, subito al quindicesimo: Totti pennella e Strottman spinge in rete la sottomisura. Al quarantasettesimo era doppio di Fazio dopo che Totti aveva costretto Lung a deviare sulla traversa un suo vero e proprio bolide, ancora Totti un assist incredibile al 34esimo della ripresa, liberando Salah con un eh, davvero una giocata pazzesca poi ovviamente cala eh, anche il eh, questo, questo poker viene calato dopo l'autogol propiziato da Fabrizio in modo abbastanza eh, pirotecnico nella sua stessa porta, tra i vari protagonisti non è certamente in positivo i Turbe, Spalletti lo ha difeso con come vedremo subito dopo, noi però per il momento ci prendiamo una brevissima pausa e torneremo appunto con la seconda parte. Tutti gli approfondimenti sia in casa Roma, in casa Inter, e naturalmente con le ultime dai campi per la Serie A.